Allora, benvenuti. Stasera è la conferenza stampa del 34° giorno di maggio da parte di Raduino. Passato un anno, siamo di nuovo qua. È stato un anno in cui non abbiamo mai smesso di lavorare, sia noi, sia tutti i borghi, tutte le associazioni e tutti gli sponsor che fanno parte di quella macchina che è il torneo di maggio. Le date, come sapete, sono 11, 12, 17, 18 di maggio. E io vorrei partire un attimo dal fondo e fare dei ringraziamenti, perché vorrei ringraziare i miei compagni di viaggio, perché come sapete questo è l'ultimo torneo organizzato dal direttivo in carica. In autunno ci saranno le elezioni, scusate, sono un po' emozionata. Il torneo è composto da tante persone, ci sono i borghi, ci sono le associazioni, ci sono gli sponsor, c'è il comune. Però a tirare le fila poi siamo in pochi, e se quei pochi sono buoni e bravi come loro, tutte le cose riescono bene, e credo che anche quest'anno abbiamo fatto un buon lavoro. Quindi adesso lascio la parola al sindaco, subito così, e all'assessore del Grazie, allora, buonasera a tutti, benvenuti innanzitutto. Per la partita di torneo, insomma, da questa parte sembra di esserci sempre stata, prima andrò a stare di qua di là. Allora, io ringrazio sicuramente, è brutto chiamarmi già la parola docente, quindi non mi chiamerò così. Sono stati due bei tornei vissuti con voi, questo sicuramente non farà eccezione. Sono stati i due tornei dopo la ripresa, dopo la pandemia, e anche i primi due della nostra amministrazione. Devo dire che mi dispiace che poi, insomma, ma c'è ancora tempo, no? Per fare un po', per ripensarci, per candidarsi, perché comunque obiettivamente abbiamo lavorato molto bene sul torneo, c'è stata una bella unità di intenti. E quando si deve portare avanti un lavoro come questo, come diceva giustamente Nadia, una manifestazione così importante, se non si lavora bene insieme diventa difficilissimo, no? Per cui da parte nostra abbiamo fatto tutto ciò che riuscivamo per agevolarvi un po', forse perché eravamo state noi anche dall'altra parte. Pensavo oggi e torno indietro, ma senza nessuna vena polemica, ma torno indietro di 20 anni. Da quando io venivo con la carta e correvo da un ufficio all'altro, perché si faceva così, quindi si andava a prendere le vigili, poi si andava all'ufficio tecnico, poi andava all'ufficio commercio, ed era sfinite. L'idea che abbiamo portato avanti questi anni è ci sediamo tutti intorno al tavolo, parliamo, no? Facciamo delle riunioni più o meno formali, però tutti insieme, che siano poi anche le forze dell'ordine, che dobbiamo sempre ringraziare perché comunque grazie a loro siamo anche riusciti a mantenere il torneo entro determinati limiti, perché quello noi dobbiamo fare, cioè dobbiamo riuscire a far sì che il torneo rimanga e sia sempre una festa amata dalle famiglie. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di loro, abbiamo bisogno di tanti volontari che si occupino dei bar, che si occupino delle biglietterie e di mille cose. E quindi la cosa che abbiamo fatto è proprio stata sempre sedersi tutti intorno a un tavolo e discutere di quelle che erano le esigenze e le proposte. Un bellissimo programma, lo ascolterete tra poco, quindi direi che sarà un'edizione molto ricca, per cui da parte nostra grazie e poi da qua ottobre ci fanno tempo. Ha già detto tutto lei. Sapevo, noi non ci mettiamo mai d'accordo. No, ha già detto tutto lei, non porto via altro tempo, vi racconto dopo il progetto, quello delle mattonelle. Allora, No, passiamo la parola sì, ad Antonio di Carrese Case. Sì, noi anche quest'anno siamo lieti di dare una mano per quello che possiamo, non avendo ovviamente ruoli organizzativi all'interno del torneo. Per quello che possiamo, siamo più che felici di poter aiutare a organizzare questo evento che dà lustro comunque al paese che tra gli altri ospita anche noi. Siamo contenti di partecipare, speriamo anche per gli anni prossimi. Poi per il ruolo organizzativo dopo primo anno, mi sollevano dei posti. Bene, allora adesso direi che possiamo iniziare a illustrare. Grazie. Non le ricordo. Il programma di questa 34esima edizione. Noi eravamo tutti carichissimi, adesso
purtroppo però dovremmo poi trovarci un attimino a discutere di alcune cose, visto il clima, se tirare fuori gli striscioni con i colori del torneo o le decorazioni natalizie. Comunque sarà un torneo colorato. Niente, come ha già detto Nadia, le giornate del torneo saranno sabato 11, domenica 12 e poi l'apertura delle bettole da venerdì 17, sabato 18 e domenica 19. Nel mezzo ci saranno, come sempre, degli eventi collaterali che andranno ad arricchire ulteriormente il programma che è già comunque molto ricco. Iniziamo dalle attrazioni di questa 34esima edizione e qua io passo la parola a Gioella che ci parlerà del torneo di scherma a due torri e delle ambientazioni curate dai borghi nella giornata di domenica 19. Sì, cominciamo con l'ultimo giorno di torneo, in realtà è visto il programma, questo perché già lo scorso anno ci sarebbe dovuto essere il torneo di scherma medievale, purtroppo per esigenze abbiamo dovuto annullarlo, ma speriamo di poter dire finalmente quest'anno che il torneo il Cornier per la prima volta ospiterà un torneo appunto di scherma medievale. L'HMB, ossia l'Historical Medieval Battle, è uno sport di combattimento in fatto pieno, cioè uno sport dove il combattimento è reale e cioè non simulato. In questo sport gli atleti indossano armature che sono delle vere riproduzioni storiche di armature dei secoli dal XIV al XV secolo, sia europee che asiatiche. Una delle cose più fondamentali di questo sport è proprio l'attinenza storica sia delle armature indossate che delle armi che vengono utilizzate. Con l'unico accorgimento che nello sport le armi sono prive di filo, quindi non devono essere taglienti. Proprio per diciamo, il contesto nel quale si svolge questo sport, possiamo definire i combattenti come dei veri e propri cavalieri medievali. Il torneo a due torri vedrà quest'anno contrapporsi squadre che racchiudono rappresentanti di tutte le squadre dell'Italia. Possiamo menzionarne un paio che possiamo vantare qui in Piemonte e sono l'Italian Bastard, che sono canavesani e della provincia di Torino, e i Taurus, che sono torinesi. Vedremo come scontri delle battaglie 5 contro 5 e per concludere un mass combat che è formato da due schieramenti formati da più squadre per ciascun schieramento. Questo torneo, così chiamato in onore del simbolo di Cornier, si svolgerà appunto domenica 19 maggio nella piazzetta interna del comune a partire dal primo pomeriggio, mentre in tarda mattinata si potranno già vedere i combattenti prepararsi e affrontare i cecarmi, ovvero il momento in cui l'arbitro verifica se le armi portate sono regolamentari oppure no. Durante la giornata poi, a partire dalle ore 11, lungo i portici invece di Verduino, troveremo le ambientazioni Cornier nel Magno Mille. I sette borghi infatti realizzeranno delle ambientazioni caratteristiche dell'epoca e presenteranno ricostruzioni storiche di attrezzi e di mestieri che si svolgevano abitualmente nelle botteghe e nelle case medievali. Sarà insomma una bellissima occasione per immergerci ancora di più nell'atmosfera dell'epoca. Bene. Naturalmente poi nell'arco delle giornate, delle serate del torneo ci saranno anche degli spettacoli e delle animazioni e lascio la parola a questo punto a Nadia. Sì, allora sabato 11, che è il nostro primo sabato, gli Arcana Fight Band, che sono musicisti eclettici con tamburi, con la musa e con barda, ci faranno ballare sia alla pericena aspettando il torneo qua nel cortile del comune, sia ad intervallare la gara dei tamburi del torneo di maggio in piazza Finelli. Nel secondo weekend invece avremo la Compagnia del Coniglio, che sono provenienti da Asti, e anche loro ci faranno ballare con cornamuse, liuto, flauti, tamburi di ronda e strumenti rinascimentali e valvole. Tornerà Mirko Buffondillare e Leo Gobbo suo compare, che ci intratterranno con spettacoli di divertimento e giocoleria. Ritornerà Calofen, che è il nostro minotauro, che è tanto amato e odiato dai bambini, quindi questo è un grandissimo ritorno. E poi sabato 18, sì, anche grande, anche grande, 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 grande,
sabato 18 siamo molto contenti di presentare questo gruppo. È stato fortemente voluto dal nostro direttivo un momento, un concertone il sabato sera. E quindi io ho un po' di tempo che, non dico che li ho sclerotizzati, ma quasi. Lo sapete, chiamavo adesso c'è. E allora sono contenta di averli e di presentarvi. Ci saranno di voi apposta, a cui lascio la parola. Sì, salve a tutti, grazie innanzitutto di averci ospitati. Primo ringraziamento va naturalmente al direttivo che ci ha invitati a essere presenti a questa edizione del torneo. Siamo qua in rappresentanza, io sono Mauro, suono la batteria, lui Simone suona il basso. Oltre a noi ci saranno altri tre musicisti, Matteo Pecchinino, tastiere fisarmonica, Elisabetta Bosio, violino e Gilberto Arpeggio, chitarra. Per noi si tratta di una sorta di rinascita, perché effettivamente dopo il discorso della pandemia sono state praticamente annullate tutte le attività, gli eventi, tutti i festival, e quindi abbiamo avuto un fermo che è durato circa 2 anni, grosso modo. Siamo ripartiti da gennaio di quest'anno con una nuova formazione e abbiamo stabilito che il torneo fosse, in realtà non è il nostro primo concerto, ma sarà il secondo, però era il nostro punto di arrivo, no? Per questa data qui noi dovremmo essere pronti a presentare uno spettacolo, proprio perché comunque apprezziamo il fatto di poter, dopo tutti questi anni, suonare tra virgolette in casa, perché noi siamo tutti della zona di Vittorie, il più delle volte ci spostiamo per suonare, non siamo quasi mai in questa zona, ma questo è un evento veramente imperdibile. E quindi grazie per averci invitati. Il nostro concerto sarà un concerto di musica celtica, quindi musica che viene prelevata dalle parti tradizionali o ispirata principalmente dalla musica dell'area irlandese e scozzese, però riproposta in chiave elettrica, quindi non sarà una sorta di musica puramente tradizionale, ma sarà riadattata secondo gli standard del tempo contemporaneo. Ci saranno brani più introspettivi d'atmosfera, ci saranno brani più energici. Abbiamo visto che è una formula che funziona, perché la musica celtica, nonostante chi l'ascolta non sappia magari identificare il brano, il compositore, l'esecutore, però nel giro di breve tempo riesce ad assimilarla. È una musica che va a segno in maniera abbastanza rapida, in maniera abbastanza viscerale, quindi speriamo che sarà un buon concerto per tutti quanti. Speriamo soprattutto nel tempo. Da anni questa cosa succede. Allora, ringraziamo il Guero Fusca, non vediamo l'ora di risentirli. Anche noi. Altro momento ormai che fa parte della tradizione del torneo sarà il Palio dei Borghi. Quest'anno abbiamo cambiato un gioco, ogni tanto cerchiamo di inserire una piccola novità per rendere un po' più frizzante la cosa. Partiremo naturalmente da sabato 11 con la gara dei tamburi. I cornetesi e i limitrofi già da qualche tempo sentono le prove che i ragazzi stanno facendo nelle varie parti di Cornier. Poi domenica 12 nel pomeriggio ci troveremo nuovamente in piazza Pinelli, dove avremo altre tre gare: la gara di arceria, la corsa dei sacchi e quello che è il gioco novità di quest'anno, che è la corsa del giullare, dove un giullare avrà il compito di trasportare dell'acqua da una parte all'altra del percorso, e nel mentre sarà importunato da gente presumibilmente di trota, perché quanto importa, ma non lo so, così qua importunate tanto bene. Ci sarà poi naturalmente il gioco più tradizionale del torneo di maggio, che è la corsa delle botti, venerdì 17. Quest'anno il circuito, anzi la partenza e l'arrivo, non saranno più in piazza Boetto, ma verrà spostata in piazza Pinelli. Questo per rendere un po' più agevole il percorso, perché effettivamente far partire le botti da piazza Boetto faceva un po' di tappo, anche per una questione legata alla sicurezza e al flusso della gente. Ci spostiamo leggermente, ma la corsa avrà sempre il suo fascino. Sabato 18 ufficialmente non ci saranno dei giochi, perché tutti i borghi saranno riuniti
per festeggiare l'arrivo del re dopo l'assedio della roccaforte di Sparone, ma in realtà c'è il gioco sotterraneo, esatto. Nel senso che partirà il giudizio storico, anche questo è uno dei temi che fa parte ormai da anni del Palio dei Borghi e che ha dato così un incentivo a tutti i borghi per cercare di migliorare tutto quello che era il vestiario e l'attrezzatura che vengono usate in sfilata. Per giudizio storico avrà nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica. Il venerdì e la domenica sarà tenuto conto più che altro dell'atteggiamento che avranno i figuranti, quindi che non abbiano oggettistiche strane non attinenti all'epoca, mentre il sabato 18 ci sarà il corteo vero e proprio, un po' pomagna con attrezzature e le divise ufficiali. Si procederà così. La domenica, invece, l'ultimo gioco del Palio dei Borghi, che è la corsa della Ghirlandina, quindi partito il corteo storico della domenica pomeriggio, ci si fermerà un attimo lungo via Arduino per questo ultimo gioco. La domenica sera poi avverrà l'assegnazione del Palio dei Borghi, palio che verrà presentato ufficialmente domenica 12 maggio dopo la messa, e che quest'anno è stato realizzato da un giovane artista borghese che è Andrea Prete. Quindi. Adesso possiamo passare a quelle che sono le proposte non astronomiche di questa 34esima edizione e lascio la parola a Cristian. Ok, allora quest'anno non si discosta molto dalla edizione del 2023, partiremo sabato 11 in Piazza del Comune, in attesa dell'uscita dei Reali. Ci sarà la pericena di tutti i borghi, aperto comunque, e ci tengo a sottolinearlo, anche alla gente comune. Non solo, non è obbligatorio essere in costume per partecipare a questo evento. Quindi fino a che non comincerà tutta la serata in Piazza Benelli, si potrà stare nel cortile comune, in questa parte qua. Diciamo non obbligatoria, ma sarebbe bene prenotare il mio numero per prenotare, penso che sia un po' dappertutto, addirittura anche nel libro quest'anno, ma preferisco così. Per cui ci sposteremo poi una volta che staranno per arrivare i Reali in Piazza Pinelli per tutta la serata, che andrà a concludersi con noi, che continueremo ad avere in Piazza Pinelli. Si concluderà, insomma, intorno a un'ora decente, nel senso. No, per molto perché non parlarvi. Sì. Diciamo che non potremmo fare chissà che orario, però per dirti che la serata andrà avanti ancora ben dopo la presentazione di Reali e degli spettacoli. La domenica invece ci sarà il tradizionale pranzo del re, sempre nel cortile del comune, anche questo aperto a tutti, non solo ai figuranti, diciamo. Qui la prenotazione è obbligatoria entro l'8 maggio, se ricordo bene. Sì. Attendo sempre un cellulare che mi dica sì, ma è purtroppo. Ti sto guardando male, vero? Per cui domenica 12, tradizionale pranzo del re. Per quanto riguarda invece le tradizionali bettole, partiranno venerdì 17, alle 19 chiuderà il centro storico. Per i tre giorni l'accesso all'area sarà a pagamento, chiaramente sarà 3 euro al giorno oppure il solito abbonamento da 7 euro. Le bettole apriranno il sabato e venerdì e il sabato alle 7 di sera alle 19 e serviranno il solito piatto tradizionali fino a mezzanotte e mezza, sarà la possibilità di mangiare nelle bettole. La domenica invece il centro storico si chiuderà già dalle 10, quindi le bettole saranno pronte praticamente 10 e mezza, 11 già per quanto riguarda il bere, diciamo, e poi cominceranno a servire pranzo. E, dicevo, l'area sarà chiusa dalle 10, sarà a pagamento comunque, come ho detto, sempre per 3 euro e andrà avanti fino alla sera. Detto ciò, mi auguro che
sia una manifestazione che porterà molta gente. Invece a qualcuno si sta sempre nel tempo, ma anche per fosse un tempo splendido. Mi auguro che sia. Bene, io ricordo che per le bentole anche quest'anno è riconfermato plastic free, quindi tutte le stoviglie che verranno usate, bicchieri, posate, piatti, saranno tutti in materiale riciclabile e andrà gettato nell'organico, mentre le bottiglie di plastica dell'acqua sono proprio di plastica, però insomma tutto quello che verrà usato nelle cucine sarà riciclabile. Quindi era una cosa che comunque ci teniamo perché fa parte un po' della sensibilità che stiamo cercando di ampliare nel corso degli anni. Adesso direi che possiamo passare a quelli che sono gli eventi collaterali del torneo di maggio, poi dopo magari andremo a leggere un po' più nel dettaglio giornata per giornata cosa verrà, adesso era per dare un'infarinatura generale. Eventi collaterali che alcuni si terranno in giornate diverse da quelle ufficiali del torneo, altre confluiranno nelle giornate di festa. E darei subito la parola a Maria Grazia della libreria Colibrì per il primo di questi eventi. Grazie. Allora, questo libro che è freschissima di stampa, sì, e che avrà la sua prima presentazione al Salone del Libro, solo perché inizia la settimana prima del torneo, mi è stato proposto appunto dall'editore Banda Lucchetti, e quindi io ho girato alla Proloco questa proposta. Mi sembrava che intitolandosi Arduino e la marca di Polegia ci stava veramente a fagiolo proporre una presentazione proprio nella settimana del torneo. Siamo arrivati in corsa, quindi non siamo riusciti a metterlo nel libretto perché appunto l'informazione è recentissima. L'autore è Davide Polcari, è un biellese studioso di storia medievale, anche una pagina Facebook molto 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 seguita, e questo è il suo primo romanzo. Quindi con la Proloco abbiamo deciso di presentarlo in libreria Colibrì Montaflor giovedì 16 maggio alle ore 18:30. Che io sappia è uno dei pochi romanzi dove si segue comunque la storia di Re Arduino. Non l'ho ancora letto perché fisicamente non ce l'ho ancora, ma vi saprò dire tutto e molte cose giovedì 16 maggio presso la libreria Colibrì. Grazie. Un altro degli appuntamenti di questa 34esima edizione è legato al premio letterario Amica Solferini con le mattonelle del Ciampo della Cultura, e do la parola all'assessore Laura. Grazie Marco. Allora, quest'anno il Comune di Quarnier sarà sede della premiazione del settimo concorso letterario internazionale Amica Solferini, che è portato avanti dall'Associazione Culturale di Rodallo di Caluso. Tutti gli anni la premiazione viene fatta in un comune diverso del Canavese, quest'anno hanno chiesto a Quarnier. Noi li abbiamo accolti a braccia aperte perché è comunque un concorso internazionale che si porta dietro tanti eventi collaterali. L'abbiamo fissato nella domenica successiva al torneo, ovviamente per non avere una sovrapposizione di troppi eventi. E questo concorso si porta dietro Inciampare nella Cultura, che è un loro progetto che consiste nell'installazione di 10 mattonelle che verranno installate a Quarnier in Piazza Boetto, e di una stele dedicata a Re Arduino. Si chiamerà questo percorso, si chiamerà il percorso arduinico. Le mattonelle riporteranno delle poesie su Re Arduino o comunque su personaggi che vivevano all'epoca di Arduino. La stele invece sarà dedicata interamente a Re Arduino, ma verrà installata successivamente alla premiazione. La domenica 12 verranno inaugurate le 10 mattonelle. Abbiamo pensato col sindaco di installarle in Piazza Boetto perché
perché è una piazza bella, è una piazza che vorremmo far rivivere, diventare ancora più bella, è comunque il centro anche del torneo per tutti gli eventi, a partire dall'uscita dei reali e poi nelle giornate successive. E quindi abbiamo pensato di abbellire la piazza con queste mattonelle. Ringraziamo il concorso letterario, Alessandro Artis Grosso, che è l'artista che ha realizzato queste mattonelle. Posso fare un ringraziamento, non l'ho fatto prima perché volevo arrivare di seguito al concorso, alla Proloco per quello che avete fatto in questi anni. Avete portato avanti quella che chi di noi ispira da tanti anni, è la magia del torneo, e mi riaggancio a quello che qualcuno ha detto prima sul rumore dei tamburi e l'eco dei tamburi. Probabilmente per qualcuno è così, ma per chi ama il torneo, io spesso vado a dormire la mia stanza da verso i ronchi e io sento suonare i tamburi dei ronchi. Per me andare a dormire non con rumore, ma con una magia di sottofondo, perché sembra di essere al torneo, quindi sfatiamo un po' questo mito per cui i tamburi danno fastidio. Per me è la fortuna, lo dico da trota, sì, perché ne sono orgogliosa e perché mi fa piacere avere Mauro. Io sono sempre a favore dei tamburi, non mi ci può stare. Mauro è stato un elemento storico e fondamentale del gruppo dei trota, e quindi ci fa enormemente piacere quest'anno averlo tra di noi. E per me è comunque la grande fortuna, sì, di avere comunque tanti gruppi di tamburi. Probabilmente in Italia siamo uno dei pochi comuni che può vantare nella stessa sfilata più di un centinaio di tamburi, sì, e tanti giovani. Quindi, e questo sicuramente è una nota a favore, e anche una nota a favore di aver riportato il torneo per le famiglie, perché chi di noi ha vissuto il torneo, lasciatemelo dire, e non è una vena polemica, ma il torneo di tanti anni fa, arrivare ad un torneo dedicato alle famiglie, dove vediamo tante famiglie con bimbi piccoli, è sicuramente un successo. Quindi grazie alla Proloco, grazie a tutte le persone che sfilano, ai cerimonieri, ai responsabili dei borghi e delle vettole. Grazie. Tra l'altro posso dire una cosa, questo aspetto dei tamburi è stato saltato anche da Rai Radio 2, sì, che ha trovato molto particolare la presenza appunto di così tanti gruppi, quindi è vero, domenica sera non mi sono per qualche giorno, non mi voglio più sentire, però quindi ci sono comunque un di più che ha questa manifestazione. Per cui io mi posso ricollegare, faccio un po' di niente. Mi ricollego a quello che ha detto Laura, perché effettivamente negli ultimi anni abbiamo puntato molto alle famiglie e ai bambini. E quindi domenica 19 maggio, la seconda domenica del torneo, ritorneranno come sempre i stage gratuiti al mattino per tutti i bambini, sia appunto di tamburi che stanno veramente, ci saranno i tamburi dei borghi che insegnano ai bambini, e adesso negli ultimi due anni no, i bambini non vedono l'ora di andare a provare a suonare. Poi ci saranno lo stage di tiro con l'arco, di scherma, e quest'anno in più ci sarà anche una collaborazione con l'Emporio Ratatouille, che per me è incentrata per i bambini e il fine medievale, ma sullo spreco alimentare, quindi sarà un valore aggiunto. Continueremo al pomeriggio con Diventa il Cavaliere del Re, che è un percorso come tutti gli altri anni, dove i bambini possono fare dei giochi assistiti dai borghi, e alla fine di tutte le prove avere la pergamena, l'attestato del Cavaliere del Re. Inoltre sarà attivo di nuovo il Borgo dei Fanciulli, quest'anno sarà in Piazza Tinelli, a cura del Nido degli Orsetti, che è un luogo dove tutte le famiglie possono andare, ci sarà un fasciatoio appunto all'allattamento. E il progetto Colorè, che è da tanti anni che lo facciamo, stanno arrivando già tantissimi disegni e i migliori verranno premiati domenica 19. Quindi questo per dire che sulle famiglie effettivamente noi abbiamo puntato molto e abbiamo fatto bene. Sì, perché ricordiamoci che i giovani di oggi sono il futuro della nostra manifestazione e del mondo delle associazioni di tutto, insomma.
E gli eventi collaterali proseguono nelle giornate di martedì 14, nel primo pomeriggio i reali e i figuranti dei borghi andranno a fare visita al centro diurno di Rivieni e agli ospiti della casa di riposo Umberto I. Anche questo è uno degli appuntamenti che appartengono un po' alla tradizione del nostro torneo ed è un momento che regala gioia a queste persone, ma nello stesso tempo ci regala grandi, grandi emozioni e grande felicità. Poi si proseguirà mercoledì 15 alle ore 21 presso l'auditorium della manifattura con lo spettacolo di teatro popolare. Quest'anno il gruppo Escam, in collaborazione con i figuranti del torneo, hanno messo in piedi un nuovo spettacolo dal titolo Volare. Come vedete c'è l'oblò di un aereo, quindi il tema di questo spettacolo sarà il viaggio. D'altronde il torneo è un po' un viaggio nel tempo e il viaggio è anche una cosa seria impegnata come metafora della vita, quindi queste persone si incontreranno in questo aereo incrociando le loro storie. Un momento per riflettere molto seriamente. No, non è vero, perché col gruppo Escam speriamo di regalare due ore proprio di allegria e spensieratezza pura. Si proseguirà con una mostra del Chiostro degli Artisti del Carpi Bergoglio domenica 19. Anche loro arricchiranno la giornata finale della nostra manifestazione con le loro opere e con i loro colori. Questo sono le varie sfaccettature che questa 34esima edizione presenterà. Adesso, se volete, andiamo a leggere giorno per giorno, ora per ora. No, vabbè, come è stato accennato, sabato 11 si partirà alle ore 18-18.30 qua nel cortile del municipio, qua nell'aperitivo. Verso le 8:30, 20:30 ci sarà l'incoronazione dei reali a porte chiuse nella chiesa della Trinità, l'uscita dei reali dal teatro e poi la festa proseguirà con i giuramenti e gli spettacoli in piazza Pinelli. Domenica 12 la messa, sì. Un altro di quegli appuntamenti immancabili del torneo. I cerimonieri ricordo le intenzioni. Poi pranzo del re e pomeriggio in allegria, sempre di nuovo in piazza Pinelli con i giochi del Palio di Borghi e chiuderemo la giornata con l'esibizione della Fenice Ballet, anche loro ormai ospiti fissi della nostra manifestazione. Era male che così, perché anche loro stanno facendo crescere nuove leve di ballerini. Riprenderemo venerdì 17, apertura delle ventole, corsa delle botti e chiuderemo la serata col tradizionale giro delle ventole con la regina. Sabato 18, corteo storico con l'arrivo del re a cavallo e a seguire il corteo storico con alcuni gruppi ospiti e i buoni corniatesi e si andrà avanti fino all'isola e poi naturalmente si esatto. Poi il concerto in piazza Pinelli nell'arena degli spettacoli. Domenica 19 partiremo al mattino presto, e qui c'è la pratica perché andiamo a cavalzare, invecchiamo, il mattino presto è dura. Comunque partiremo il mattino presto appunto con una mattinata dedicata ai bambini con gli stage di cui ha parlato prima Nadia. E si proseguirà per tutto il giorno con gli spettacoli itineranti dei vari gruppi presenti e il corteo pomeridiano, anche qua con altri gruppi storici, i nostri ospiti, e si andrà avanti fino dopo cena, quando ci sarà la premiazione del Palio dei Borghi. E arrivederci al prossimo anno. Bene, io in linea di massima ho finito. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? No. Io dico solo ai giornalisti che domani, cioè stasera, mi manderò la cartella d'arrivo, ma questa comunicazione di servizio mi ha fatto.
E niente, vi aspettiamo al torneo di maggio. Grazie. Grazie.